ringraziamenti, un ringraziamento soprattutto alla Biblioteca Civica di Brugherio. Ne parlavo appunto prima con la direttrice, dicevo che è bellissimo sicuramente condividere delle tesi, perché sono lavori lunghi, sono lavori di ricerca e alle volte veramente molto molto impegnativi. In secondo luogo un ringraziamento ai fratelli Mantovani, Emilio e Pio Mantovani, e vedrete scorrere alle mie spalle alcune delle fotografie che loro stessi appunto hanno scattato e mi hanno aiutato in tutti questi anni di ricerca. E poi naturalmente un ringraziamento a voi che siete qui presenti, perché proprio per condividere questo momento, anche in onore di Paolo Andreani, io sono convinto che Paolo Andreani sarebbe contento oggi se fosse stato qui insieme a noi. Era un suo grande desiderio di fatto condividere le sue esperienze. A un certo punto, tornando dagli Stati Uniti, scrive proprio al fratello: torno in Europa per pubblicare il mio diario, i miei documenti. In realtà questo Paolo Andreani non riuscirà mai a realizzarlo, e quindi noi siamo un pochino, come dire, solidari con lui e gli abbiamo dato una mano in questi anni. Personalmente mi occupo di Paolo Andreani dal 2013, amo ricordare brevemente, anche perché nasce la mia passione in riferimento a Paolo Andreani, in modo molto semplice. Molto tempo fa, nel 1984, c'è stato un grande bicentenario e in occasione del volo di Paolo Andreani io ero un bambino e per la prima volta ho visto un pallone, una mongolfiera volare, e mi sono posto la prima domanda: ma chi era Paolo Andreani? Ma quella mongolfiera dove è finita? E quindi, quando ho avuto la possibilità, l'occasione di fatto di fare ricerca, in occasione appunto della conclusione di alcuni studi universitari, non ho avuto dubbio, anche se, devo dire la verità, non sapevo a che cosa sarei andato incontro assolutamente, e soprattutto non sapevo che dopo quasi 10 anni ero ancora qui a fare ricerca su Paolo Andreani. Oggi la mia presentazione sarà divisa appunto in due parti: una prima parte in riferimento agli scritti di viaggio di Paolo Andreani, in cui vedremo l'Andreani nella sua generalità, nella sua appunto alcuni degli elementi, alcuni degli aspetti della sua vita forse ancora non tanto noti, non tanto conosciuti, e poi arriveremo a una seconda parte, il focus di questo incontro in riferimento proprio, come avete tra l'altro tra le mani un volantino, un sonetto di Giuseppe Parini, una figura che accomuna il nostro Paolo Andreani, dal titolo Giuseppe Parini, la macchina aerostatica in onore di Paolo Andreani. Ma veniamo a noi. Come sapete, Paolo Andreani era milanese, nasce a Milano, nasce nel 1763, e a proposito dei viaggi possiamo dire che Paolo Andreani si abitua da subito a stare lontano dagli affetti familiari, soprattutto in modo forzato, devo dire, perché perde la mamma, la perde in occasione proprio della nascita, con la nascita di Paolo. La mamma Cecilia Sormani muore in seguito a un'infiammazione, dei problemi di salute, e il papà Paolo morirà, che Paolo aveva solamente 8 anni. Quindi Paolo viene mandato fuori da Milano, viene mandato a studiare presso il collegio di Modena, ma qui non riesce a raccapezzarsi assolutamente con quel tipo di formazione, con quel tipo di educazione, e a un certo punto che cosa fa? Pianta tutto, pianta i suoi studi e incomincia i suoi primi giretti, il suo primo girovagare, inizialmente nelle città, in alcune città italiane più importanti. Nell'ambito della mia documentazione, una documentazione fatta sempre su documenti originali tratti dagli archivi, ad esempio ho notato come Paolo Andreani spesso andava e si recava a Venezia. Chissà come mai, Venezia in realtà è la città un po' delle feste, soprattutto in quegli anni. Io penso che Paolo Andreani non si perse nessuno dei carnevali di Venezia, fin tanto che poté permetterselo. E poi Paolo Andreani, ad un certo punto, lo ritroviamo in Francia, lo ritroviamo a Parigi. È il 21 novembre del 1783, quando ci occupiamo di Paolo Andreani non sono tante le date che dobbiamo tenere in mente, ma alla fine sono anche poche, ma sono importanti. Il 21 novembre del 1783, per la prima volta, due uomini ascendono con il loro aerostato da Parigi
Paolo Andreani a Parigi e molto probabilmente Paolo Andreani assiste direttamente a questo grande evento. Detto fatto, Paolo Andreani, di punto in bianco un'altra volta, torna a Milano e qui la storia la conoscete. Il 25 febbraio del 1784 compie il primo volo, un volo considerato di prova, ma un volo a tutti gli effetti, è quello il primo volo italiano, e poi un secondo volo il 13 marzo dello stesso anno, naturalmente. E poi Paolo Andreani cosa fa? Riprende a viaggiare, riprende i suoi viaggi, e viaggiò tantissimo, viaggiò in Italia, compì uno splendido grand tour, arriva fino a Roma, poi scende, arriva fino a Napoli, fino alla Sicilia, comincia a scrivere i suoi diari, e poi, siccome tradizionalmente quello era il grand tour e lì terminava in Sicilia, Paolo Andreani a un certo punto vuole dimostrare qualcosa più degli altri, va ancora più giù, va nell'isola di Malta e continua a scrivere i suoi diari, poi va ancora un pochino più giù, no? In tante isolette adiacenti, e continua a scrivere, a prendere note. Un altro grande merito di Paolo Andreani è proprio questo, quello di osservare da una parte, ma dall'altra parte quello di scrivere quello che vedeva, che incontrava, no? Quindi in qualche modo inizia a tramandare, soprattutto scrivendo lettere al fratello Gianmario. Vedrete a un certo punto una frase: carissimo fratello, tutte le lettere di Paolo Andreani iniziavano così. Poi magari sotto c'era anche un motivo, no? Tenerselo un pochino buono, privarli dei suoi problemi finanziari, richiedere insomma un po' di sostanza, come dire, solida, insomma un po' di soldini per continuare le sue avventure. Paolo Andreani, dicevo, quindi non viaggiò per caso, c'era sempre un motivo sotto. A dir la verità, in qualche occasione, insomma, Paolo Andreani forse nella sua vita non sapeva cosa fare, no? E questo gli creerà anche molti, molti problemi. Ad esempio, Paolo Andreani era avvezzo un pochino al vizio del gioco, giocava molto d'azzardo, e questo gli causerà veramente tanti, tanti problemi. Quindi da una parte, vedete, crescono, aumentano i chilometri di viaggio, dall'altra parte piano piano cominciano ad accumularsi, no? Come dire, debitucci, conti lasciati insomma in sospeso qua e là. Tanto vero che dalla mia esperienza di archivio ho notato, mi è rimasto veramente impresso un numero di una busta che ho trovato in archivio di Stato di Milano, la busta numero 844, che è lì, è presente in archivio, ma ancora non può essere consultata, è chiusa, no? Proprio perché contiene queste debitucci, questi conti. Io dico debitucci, ma a un certo punto divenne un ammontare immenso, veramente immenso, e anche se in realtà mi risulta che il fratello Gianmario in tante occasioni riuscirà sempre a metterci, come dire, un pochino una pezza. E poi a un certo punto, eccolo, il nostro Paolo Andreani, dopo quel volo, lo ritroviamo in America. Siamo nel 1790 e pensate la combinazione, tra l'altro, era un 13 aprile, un po' come oggi. Paolo Andreani parte dagli scogli della Cornovaglia e devo dire che anche l'orario potrebbe essere quello di adesso, perché doveva partire la mattina, doveva salpare la mattina, ma poi invece le cronache dicono che ci fu brutto tempo, ci fu neve, nevischio, e la partenza venne rimandata nel pomeriggio. Potrebbe essere veramente questo il momento di 232 anni fa, esatti. E qui Paolo Andreani compie le sue osservazioni. Paolo Andreani era attirato dallo studio, dalla curiosità, anche della diversità, e questo, devo dire, gli fece sicuramente insomma un grande onore. E che cosa c'era di più diverso di quei selvaggi, come lui chiamava, di popolo, popolazioni irochesi collocate ad est dei grandi laghi, che ha presente la cartina degli Stati Uniti, sa che i grandi laghi sono una massa sconfinata di acqua, un volume immenso di acqua, che sono il confine tra Stati Uniti e Canada, e ad est di questi, al di sotto, dove ci sono il lago Ontario, il lago Erie, al di sotto vi sono dei laghettini ancora un pochino più piccoli. Uno di questi, tra l'altro, lo vedrete tra poco scorrere nelle fotografie, mentre io arrivavo in aereo l'ho riconosciuto, il lago Neida, e qui Paolo Andreani compì la maggior parte delle sue osservazioni.
Qui si potrebbe dire tantissimo, no? Ma in un certo senso non possiamo, insomma, dilungarci più di tanto. Ecco, dico che Paolo Andreani osservò con grande spirito di curiosità una popolazione, delle comunità assolutamente così diverse sotto tutti i punti di vista. E, vedete, si aggirava, insomma, possiamo anche immaginarcelo, Andrea che si aggira con il suo pesante diario, io l'ho visto, l'ho tenuto in mano, proprio tra queste persone incomincia ad annotare tutto, ad un certo punto incomincia addirittura a prendere l'altezza di uno per uno, no? Li misura, e poi non è contento e va a pesare ad esempio il lobo delle orecchie con i loro pesantissimi, insomma, pintagli. E quindi vedete, no, la grande curiosità dell'Andreani che poi segna tutto, e a questo punto si potrebbe anche, come dire, pensare, riflettere sul fatto che altri osservarono, in quelle circostanze osservarono Paolo Andreani, cioè lui osserva gli altri con grande curiosità e gli altri osservano lui. Io non so perché, me lo immagino anche in quelle situazioni sempre vestito un pochino di tutto punto, no, sempre, diciamo, messo a modo, insomma, elegante. E questa è un'altra tematica che sarebbe molto interessante poi affrontare, insomma, continuare, quello non solo dell'osservatore che osserva, ma dell'osservatore che a sua volta appunto viene osservato. Quando io sono stato negli Stati Uniti, mi sono recato appunto per due volte sulle tracce di Paolo Andreani, e sono entrato in una istituzione, in un edificio che era presente ai tempi di Paolo Andreani, e si chiama tuttora American Philosophical Society, si trova appunto a Filadelfia, e io sono arrivato tra poco, penso che lo vedrete appunto scorrere alle mie spalle, un edificio rosso con una breve scalinata. Io sono arrivato lì, ho bussato alla porta e ho detto: buongiorno, sono qui per fare una ricerca su Paolo Andreani. E vedete, io ho visto dallo sguardo del mio interlocutore che sapeva di chi stavo parlando. Non è che ho dovuto spiegare, no, perché Paolo Andreani è stato quello che ha fatto il volo, poi ha viaggiato. No, lì Paolo Andreani è una personalità nota, conosciuta, studiata, no? Tanto vero che ho voluto portare di fatto da Filadelfia proprio questo testo, è un, come diciamo, prova, intitolato Along the Hudson and Mohawk, che sono due fiumi che Paolo Andreani attraversò con la propria canoa, e fa riferimento proprio al viaggio e alle osservazioni che appunto sto citando in questo momento. Dicevo, si potrebbe dire tanto ancora, ma insomma il tempo un po' sfugge, però devo dire che c'è stata nel 2018 una pubblicazione di questa tesi che mi ha fatto tra l'altro veramente, insomma, molto piacere. Io all'epoca sono stato ringraziato per quella pubblicazione, per aver messo a disposizione, come dire, il mio tempo e le mie fatiche, però io voglio anche, come dire, ricordare e ringraziare per quella pubblicazione, perché penso che sia proprio nello spirito di chi fa ricerca condividere il quanto più possibile le proprie ricerche, insomma, i propri risultati. Solamente un cenno e poi cambieremo, insomma, completamente pagina. Paolo Andreani compì diverse imprese storiche, insomma, anche negli Stati Uniti si fece conoscere, soprattutto conobbe, li vedremo passare, i primi quattro presidenti della storia degli Stati Uniti, tutti insieme li conobbe direttamente. Io non mi sono accontentato di sentire questa voce, ma sono andato sul luogo a cercare la documentazione, e vi posso assicurare che questo è vero, ci sono lettere in archivi importanti negli Stati Uniti che documentano appunto questo incontro. Infine, un grande evento, un altro grande momento per cui Paolo Andreani fu ricordato, e che tra l'altro, insomma, non so perché, ma non lo si ricorda praticamente mai: Paolo Andreani compì una circumnavigazione dei Grandi Laghi, fu il primo, anzi, a compiere questa circumnavigazione in modo documentato. Quindi Paolo Andreani entra di fatto nell'Olimpo, come dire, dei viaggiatori che là in America fecero veramente qualche cosa di importante. Ma adesso è il momento di voltare, diciamo, pagina, e ci addentriamo già nell'ambito della
tesi che ho presentato appunto recentemente presso l'Università degli Studi di Bergamo, e lascerò la parola a Tiziano Manfredo Pozzebon, feneticitore tra l'altro non solo di poesie dialettali ma anche di testi in italiano, che declamerà un componimento da lui stesso scritto e che ho veramente desiderato con tutto il cuore che fosse inserito nella mia seconda tesi. Tiziano Pozzebon. Forse video, sì, perché insomma. Perché abbiamo il supporto. No, innanzitutto volevo ringraziare appunto il dottor Sardi che ha avuto il coraggio, la bontà e il coraggio di inserire questo mio componimento nella sua interessantissima, veramente, credetemi, tesi di laurea. È una famosissimo questo, probabilmente qualcuno avrà già un po' solo permesso, giusto, perché se no ce la faccio. Ah, tanto solo. Grazie. È il famoso Tredesin da Mars dal 1684, businata in un ur del prim vol italiano in Mongolia. L'era un pes e quel matò che strus d'un cunt d'un Paulino Andreani e che girava in giro. L'era cer che il balugo il pudeva volà un diomen in la cesta attaccata lì sopra. Che il balugo il volava in de per lui l'aveva cevò sperimentare ingegnoso. Ma crabum e voleva provare se stesso e agli altri l'ebbrezza dal volo. Novel libero, coraggioso e un po' vago. A Milan se pudeva più volare. L'imperatore Giuseppe II l'aveva da ordine al conte Wilze, ministro del governo, che assolutamente era proibito e fa sperimenti vol in tutta la città. E in sci, Don Paulin, che teneva a capo un più, la pensa bene di tentare vol in la sua bella villa da villeggiatura, immersa alla brughiera, fuori di bar dalla città, di ordinanze e di decreti. La fredda mattina del 13 de mars del 1684 era più pronta e grande ben bene. Tutta la contrada e dintorno erano in truscia e in fermento, e intanto continuava a arrivare un muc de gente. Da Milan, da Muncia e dai siti intorno veniva infine dalla buonura centen de carosse, nobile a cavallo e tanta altra gente che la sammesciava con i bravi brugheresi, curiosi di vedere che più le cose che era per aria. Tradita i cerri da Milan, costruidur della macchina infernale, che l'abbandonanza sul più severo, l'intrepido nubilò al seminga per più danni. Multai tra i mani, al semetti lui di persona, finì in martingè. Un laiuta più pratico in a me, più sengaina che temerari, e pin rossi che tan barzato, al se cacciate in la cesta insieme a lui. Corun per l'incredibile ventura, un buona scorta le scagia e le lumi. Silenzio e spaventia pare la cena, dal giardino, dalla villa, dai campi, più sguardare quella meravigliosa impresa nuova per lui e nuova anche per i secoli passati. Tant' che nessuno, ma proprio nessuno, la faria mai e poi mai ne manca pensare. E il balone intretanto il vassù. E che il demonio d'un conto al da ordine dei tagliai cordani che il teneva tutto il civile da a terra e punta al sud una trombeta avvisa la sua partenza per il cielo sconosciuto e sa Dio per quei altri misteri. Vedè quel mostro in scicrosso e grande come un palazzo, più se grande un teatro che il voltiava in aria e pareva di buon un miracolo che scorriva in cœur. E faceva veramente paura, la gente la batteva in mani, ma la tremarella la si palpava. Dam, cavalieri, sciuri, paesani, tutti puntando a sperare a fissare sbalordì la cesta con dentro altri uomini e sulle via un balon che volava piano in mezzo ai nuvoli piani, sempre più in alto, fino a scomparì completamente alla vista. E il volo le finì dopo 25 minuti,
sura un murum, visiga la casina serena del capunà, gli stan presa po' se smia da un più. I trivoladur intorno a ca sura un caretino, spetà e saluda dalla popolazione in festa. Di volta, a mo' adesso, davanti al giardino di sta famosa villa, parte vedere un grosso balun, punto una cesta attaccata sutta, ed enter tre uomini contenti che vole di l'alto, e van su, e poi sparisce nel celeste del cielo. Luca Brughese è orgoglioso di questa impresa eccezionale, che era nel re famoso per questi tre umi. Ma sì che Brughese l'è conosciuto per altri tre umi tanto famosi, ma questa è tutta un'altra storia. Grazie di cuore a Tiziano Pozzebon veramente. E a proposito di ringraziamenti, vedete ormai ci siamo addentrati nell'ambito della seconda tesi, insomma, in riferimento alla figura di Paolo Andreani. Vorrei dire che si giunge a presentare una tesi dopo una serie di esami, di tanti esami insomma, universitari, alle volte studiare da adulti diventa veramente difficile, veramente complicato. Per questa ragione vorrei ringraziare una persona, vorrei ringraziare la mia cara amica Baguati, che oggi è qui presente, che in tutti questi anni, con grande generosità, grande affetto e amicizia, mi ha aiutato veramente a sostenere queste fatiche, altrimenti penso che oggi non saremmo qui sicuramente a raccontare una seconda tesi sulla figura di Paolo Andreani. Detto questo, a un certo punto delle mie ricerche ho avuto una esigenza, quella di cercare di trovare qualcosa di inedito, qualcosa che non fosse mai stato detto, che non fosse mai stato raccontato sul volo di Paolo Andreani, un evento che viene ricordato, celebrato ormai da tempo, da tanto tempo per Brughero tutti gli anni, ma io mi sono detto, ma Giuseppe, ma qualche cosa di nuovo io lo devo trovare assolutamente, devo tornare in biblioteca e raccontare qualche cosa che non è mai stato detto. E vedete, questa ispirazione mi è stata data proprio da un componimento, questa volta scritto all'epoca, scritto da Giuseppe Parini nel 1784, dal titolo La macchina aerostatica, che è quel sonetto che voi avete tra le mani in questo momento. Ora ne vedremo una piccola parte insieme, molto molto velocemente, ecco perché poi non sarà l'oggetto vero e proprio del nostro argomento, che riguarderà invece la storia di questo componimento. E Giuseppe Parini comincia così, vedete? Ecco del mondo e meraviglie gioco, farmi grande in un punto e lieve lo sento, e col fumo nel grembo e al piede del fuoco salgo per l'aria e mi confido al vento. Vedete, da questo inizio si nota una particolarità di Giuseppe Parini, che in modo assolutamente diverso rispetto a tutti gli altri poeti, compositori dell'epoca, ebbe un'idea geniale, nel senso che ebbe l'idea di fare parlare l'aerostato. Qui è il pallone che sta parlando, è il pallone che dice, che ha voce, che prende voce, dice ecco del mondo e meraviglia gioco, meraviglia perché evidentemente era la prima volta che in Italia un aerostato insomma prendeva il volo, e gioco, ogni parola di Giuseppe Parini non è lasciata, come dire, al caso, ma gioco perché ancora l'utilità, no, di questa invenzione era ancora, come dire, non nota, non conosciuta, insomma non era saputa. E poi dice farmi grande in un punto e io sento, qui è la mongolfiera che si sta gonfiando, il pallone che si sta gonfiando, e col fumo nel grembo e al piede del fuoco,
e vedete altri due elementi di personificazione, il grembo, il piede, il fuoco, ovviamente il fuoco che sta nel braciere, che incomincia a gonfiare il pallone, e finalmente salgo per l'aria e mi confido al vento. E poi un'altra parola, non lasciata al caso, proprio questo confidarsi, perché all'epoca con i palloni si ascendeva e non si sapeva dove si sarebbe andati a parare, e quindi non rimaneva che assolutamente confidarsi. Ad un certo punto scendiamo lì sotto, saltiamo un paio di righe, a un certo punto c'è una frase interessante: fra i ciechi moti e l'ancor dubbio e vento. Un'altra parola molto significativa in cui Giuseppe Parini dice: ma chissà se quel volo di Paolo Andreani avrà un esito positivo. E vedete, questo, dicono gli studiosi, non dovette piacere a Paolo Andreani. Il fatto di dubitare del suo volo, sicuramente qui Paolo Andreani, insomma, storse, come dire, il naso. Ora, non lo leggeremo tutto, non affronteremo tutto questo componimento, perché, come dicevo, quello che ci interessa invece è un pochino quello che ci sta tra le righe, un pochino la sua storia. Perché, vedete, i documenti dicono che questo sonetto fu scritto da Giuseppe Parini per poter essere lanciato, no, dal volo pubblico di Paolo Andreani, dal volo del 13 marzo. Ma in realtà, leggendo i documenti, ad un certo punto pare scomparire questo sonetto, cioè quell'impresa, no? Il fatto appunto che il sonetto avrebbe dovuto essere stampato in tanti volantini e lanciato, no, dall'alto, in realtà questa impresa non si realizza, no? In realtà scompare, proprio non se ne parla più, non si dice assolutamente più niente. E quindi nell'ambito del mio ho cercato un po' di indagare anche in questo senso, no? Che fine fece quel sonetto? Come mai quel giorno non pervenne praticamente tra le mani di Paolo Andreani? E vedete, chi conosce la storia del volo di Paolo Andreani sa che il primo volo, no, di Andreani venne fatto da Paolo Andreani e dai fratelli Gerli, fu un volo di prova. Quel volo avrebbe dovuto essere poi replicato appunto in modo pubblico, che sarà il volo del 13 marzo. Ma qui accade qualcosa un po' inaspettato, perché i fratelli Gerli quel giorno, il 13 marzo, a quel volo non si presentarono, non furono presenti. In modo così improvviso, no? Pietro Verri, un cronista molto attento dell'epoca, parla di corruzione. Parla del fatto che i fratelli Gerli vennero corrotti dagli austriaci, che non desideravano il volo di Paolo Andreani, e quindi per sabotarlo in qualche modo fecero sì che i fratelli Gerli non si presentarono quel giorno a Mancuco. Mi preme anche dire che i fratelli Gerli, in realtà si parla spesso di due fratelli Gerli, ma diamo onore insomma anche al terzo fratello che partecipò alla progettazione di quell'aerostato. Quindi i fratelli Gerli erano appunto tre. Questo aspetto della mancanza, della non presenza dei fratelli Gerli mi ha fatto mettere in connessione, in collegamento, proprio il fatto che quel sonetto quel giorno non è giunto a Mancuco. Ovvero i fratelli Gerli, secondo me, c'entravano in questo ad un certo punto, no? Tanto vero che nell'ambito delle mie ricerche la documentazione che ho trovato su un giornale, sulla Gazzetta Enciclopedica di Milano, è datata 25 marzo 1784, quindi 12 giorni dopo il volo di Paolo Andreani, ci dà una spiegazione di questo. Ora andrò a cercarlo e lo vedremo un attimino insieme. Questo è il sonetto che avete tra le mani, e questo è un importante articolo che tra l'altro sono riuscito a trovare e rintracciare solamente negli ultimi scampoli di
di ricerca. Il mio tempo era praticamente scaduto e pochi giorni dopo dovevo consegnare tutto tra problemi di pandemia, insomma chiusure estive, è stato veramente difficoltoso, ma alla fine appunto è emerso dagli archivi questo articolo, appunto dicevo, su un giornale, un quotidiano molto importante dell'epoca, un po' come parlare del Corriere della Sera di oggi. Come vedete qui per la prima volta il componimento viene citato, no? Viene ripreso nella sua totalità e poi vi è questo, al di sotto, alla fine vi è questa spiegazione, no? I fratelli Gelli, costruttori della macchina aerostatica dell'illustrissimo signor Don Paolo Andreani, ottennero questo sonetto dalla gentilezza di un professore di belle lettere, loro amico, avendo inviato questi di gettarlo dall'alto, stando sulla macchina in occasione del volo che unitamente detto cavaliere avrebbero solennemente replicato. Ma ciò, non avendo avuto effetto, crediamo di aver fatto cosa molto grata al pubblico con l'averlo posto alla luce. Qui, cioè, sono i fratelli Gelli stessi che fanno una dichiarazione, no? Quindi portano alle stampe, al pubblico, portano questo componimento, e qui si evince una cosa molto importante, no? Perché si parla di questo sonetto che, vedete, è stato donato, è stato dato, no, da Giuseppe Parini. In realtà il nome di Giuseppe Parini non viene fatto, no? Ma viene dato dal professore, insomma, di belle lettere, che sarebbe appunto Giuseppe Parini, ai fratelli Gelli stessi. Tanto vero che si evince un pochino anche un rapporto di amicizia, no? Perché si parla proprio di professore di belle lettere, loro amico. E quindi vedete, un pochino si risponde anche a quella domanda iniziale di cui la direttrice, insomma, inizialmente citava nella presentazione, diceva: ma come mai Giuseppe Parini scrisse quel sonetto? Vedete, questo fatto, no, dell'amicizia è un aspetto significativo, un aspetto importante, perché vuol dire che Giuseppe Parini era amico dei fratelli Gelli e soprattutto aveva stima, evidentemente, nei loro confronti, avevano un'alta considerazione da parte sua. E questo è molto importante, perché si è sempre detto che questo sonetto venne scritto per Paolo Andreani. Però vedete che questa documentazione invece fa luce su un altro aspetto. Quel sonetto non viene dato da Paolo Andreani a Paolo Andreani, non viene commissionato, ad esempio, da un membro della famiglia Andreani, no? Ma viene dato, e quindi viene ottenuto, dai fratelli Gelli, da parte di Giuseppe Parini, no? Che lo dedica, appunto, che lo dà a loro. Quindi quelli che sono coloro che ebbero un ruolo molto importante nelle vicende di Paolo Andreani, no? Perché fecero insieme a lui il primo volo, e che oggi, diciamoci la verità, anche noi tendiamo un pochino a oscurare, insomma, vengono un pochino oscurati dalla luce del nostro Paolo Andreani, invece, vedete, ebbero una grandissima considerazione da parte di Giuseppe Parini, evidentemente ancora di più di quella che ebbe in quel momento Paolo Andreani. Detto questo, vi è un altro aspetto particolarmente curioso, un altro, diciamo, piccolo mistero inerente a questo componimento, che lo si può evincere anche da questo articolo, perché, come dicevamo, vedete, si parla di professore di belle lettere, loro amico, no? Cioè non viene fatto il nome di Giuseppe Parini, e questo è veramente molto strano. Cioè è come se oggi il Corriere della Sera pubblicasse un componimento, non so, di Alda Merini, no? Però senza scrivere dell'autrice. E questo è veramente strano, no? Si pubblica un componimento, una poesia, e si mette il nome dell'autrice. Allora mi sono detto: ma forse Giuseppe Parini in quel momento non era poi così noto, non so, non era ancora una personalità, insomma, così conosciuta. Invece no, Giuseppe Parini in quel momento era già una personalità importante, di fama, perché aveva 55 anni, abitava a Brera addirittura, insegnava lettere appunto a Brera, aveva diretto qualche anno prima il giornale di Milano, quindi un giornale molto importante, insomma, e via dicendo. E quindi questo fatto, di questo anonimato, rappresenta un altro punto, insomma, degno di investigazione, anche perché, no, come vedete, di dimenticanza non si può parlare, perché voi avete in mano la seconda pubblicazione praticamente pubblica di quel sonetto. Questo foglio che avete in mano deriva dal
dagli opuscoli dei fratelli Gerli, no? Che viene scritto l'anno dopo, viene scritto nel 1785, viene pubblicato su un loro documento importante, gli opuscoli dei fratelli Gerli. È un documento importantissimo per conoscere soprattutto il volo di Paolo Andreani, perché ci sono le descrizioni, insomma, di quel pallone. Però vedete, alla fine, no, vi sono alcune righe, ma il nome di Giuseppe Parini, ancora una volta, il nome dell'autore, di nuovo non compare. E allora ci si chiede, ma come mai, se erano così amici, addirittura amici, gli fanno, come dire, lo scaro nel pubblicarlo in modo, insomma, anonimo. A questo proposito ho potuto solamente fare una ipotesi e non purtroppo spingermi oltre, però un'ipotesi che ritengo veramente concreta, ritengo veritiera, perché come abbiamo detto quel volo di Giuseppe di Paolo Andreani era un volo inviso agli austriaci e quindi la mia ipotesi va nella direzione, no? Per cui se Giuseppe Parini, che tra l'altro aveva anche degli incarichi, insomma, di carattere pubblico importanti, si fosse esposto e avesse detto, ecco, io celebro il volo di Paolo Andreani, vedete, questo probabilmente gli avrebbe potuto procurare anche dei problemi, insomma, anche non indifferenti, con il governatore, insomma, austriaco, che a un certo punto addirittura vietò il volo, insomma, su tutto il Lombardo-Veneto. Quindi questo è un altro aspetto, a mio modo, veramente significativo, insomma, in riferimento a questo componimento. Ora, giungiamo, in realtà appunto giungiamo alla conclusione, insomma, verso la conclusione, e ci siamo posti delle domande, insomma, a partire dalla domanda iniziale, come mai Giuseppe Parini scrisse quel componimento, sarebbe stato banale, semplice dire, ah, perché tutti i poeti, insomma, quell'epoca scrivevano su Giuseppe Parini, no? Vedete che in realtà le motivazioni possono essere un pochino più profonde sicuramente rispetto a quelle che possono apparire inizialmente. Scavando si può trovare veramente qualche cosa, insomma, quantomeno di particolare. Un'ultima cosa, le cronache, i componimenti, i sonetti, le poesie, i documenti che a vario titolo vennero scritti in onore a Paolo Andreani, lo descrivono spesso o sempre come un giovane, diciamo, temerario, coraggioso e senza alcuna agitazione, senza alcuna paura, a parte, come avete sentito, insomma, comunque il dubbio espresso da Giuseppe Parini. E ora vi farò una domanda, in realtà è una domanda comunque retorica, ma la domanda è questa: ma veramente si può pensare che non ebbe paura Paolo Andreani di volare primo in Italia, fra i primissimi al mondo, ventenne, di fronte ad una folla immensa, su quell'aerostato, con un pallone di 25 metri di altezza, 23 metri di diametro, fatto di tela, di carta, di legno, con un po' di ferro, poi con un cesto fatto di vimini intrecciato, con un braciere di rame sopra la testa, dal diametro di 3 metri, contenente un'immensa fiammata libera nell'aria. Veramente si può pensare che Paolo Andreani non ebbe timore di tutto ciò? Io personalmente una risposta me la sono già data e ve lascio a voi il proseguo di questa riflessione. Ora vi vorrei lasciare con un augurio, anzi una convinzione, nella speranza di rivederci presto, e mi permetto di dire anche, alla conclusione degli incontri che sono stati fatti precedentemente, di due tesi straordinarie, quelle di Ivan Bragante e di Patrizia Magni. Vedete, io sono convinto che noi, che ognuno di noi, sia singolarmente, che collettivamente, siamo le nostre radici del nostro passato e della nostra storia. E il mio augurio è quello che le nostre radici siano la speranza del nostro futuro. Grazie di cuore a tutti.